Siamo insieme a Giorgio Mezzeli, fondatore di H3, a cui chiediamo quali sono gli elementi più innovativi che sono emersi nell'analisi dei 10 piani di mobilità nelle città extraeuropee. Ma le cose più importanti che sono venute fuori sono innanzitutto l'integrazione fra varie forme di mobilità. È un concetto che noi abbiamo usato anche per la selezione dei mobility plan internazionali, ne sono partiti 20 dall'analisi ma ne sono arrivati solo 10 sul banco dell'analisi dei ragazzi, proprio perché l'integrazione tra varie mobilità è uno dei concetti fondamentali che è venuto fuori, e soprattutto anche quello della creatività nell'ambito dei mobility plan di forme di incentivazione e disincentivazione a seconda degli scopi del territorio, come quella di Vienna, dove si è trovata una zona di 600 abitanti dove per contratto ci si impegnava a perdere la proprietà dell'auto a favore di agevolazioni fiscali e a favore anche di una mobilità pubblica o di car sharing. Ecco, c'è qualche elemento particolare che forse non è ancora presente in Italia che potremmo prendere come esempio? Ma noi italiani ci piangiamo sempre molto addosso, non siamo così indietro come pensiamo. Abbiamo città piccole, quindi facilmente gestibili, tolta Roma, e soprattutto abbiamo città che come Milano sono un esempio ormai mondiale su mobilità alternativa, come per esempio car sharing. Inventarci qualche cosa prendendo spunto dall'estero, l'anno prossimo vedremo che non è così facile. L'anno prossimo infatti svilupperemo con i ragazzi il rapporto fra urbanistica e mobilità sul territorio italiano, e vedremo proprio dall'esperienza di quest'anno che i mobility plan italiane e quelle delle smart cities italiane non hanno niente da invidiare, anzi probabilmente hanno da insegnare e a molte città del mondo. Con questo scenario come si inseriscono le compagnie assicurative? Che ruolo avranno? Le compagnie assicurative si inseriscono innanzitutto da un punto di vista storico, perché non esiste innovazione, non esiste settore innovativo che non abbia visto a braccetto l'evoluzione e l'accompagnamento del prodotto assicurativo. Noi siamo alla Fondazione Vansutti, che è il luogo più importante al mondo per quanto riguarda la storia dell'assicurazione, e quindi noi cresciamo sapendo che della funzione sociale e dell'innovazione, nell'ambito dell'innovazione del prodotto assicurativo. Da un punto di vista prettamente tecnico e commerciale, nel futuro della mobilità ci si sposterà da una garanzia verso il bene che noi utilizziamo in questo momento per muoverci al possesso, quindi all'uso e quindi alla persona. E quindi questo sarà un'evoluzione epocale per il mondo assicurativo, dove la persona è e ritornerà ad essere punto focale e nucleo della copertura dei rischi assicurativi anche